Quindi ci ritroviamo qui stasera per iniziare a fare un lavoretto per la festa del papà. E per farlo ci servono dei fogli bianchi, normalissimi, dei colori, quelli che avete in casa, pennarello, io avevo pennarello acquarello, un righello, io non ce l'avevo e quindi mi sono procurata un metro, dello scotch e la colla, le forbici e un filetto di cotone, il più piccolo che trovate, ecco quelli con cui la mamma cuce. Ok, questo lavoretto è un biglietto molto particolare proprio per la festa del papà. Quindi iniziamo prendendo il foglio bianco e misurando il lato più corto. Il foglio ovviamente è un rettangolo, misuriamo il lato più corto con il vostro righello, io invece con il metro. Il mio foglio misura 21 centimetri. Quindi, siccome noi dobbiamo fare un foglio a quadrato e noi sappiamo che il quadrato ha tutti i lati che misurano uguale, allora faremo 21 centimetri anche per il lato più lungo del rettangolo e ci mettiamo con una matita un piccolo segnetto. Dopodiché spostiamo il metro un po' più giù e facciamo io. Faccio più o meno perché bimbi senza il righello è molto difficile. Facciamo un altro piccolo puntino e poi ancora più giù. Sempre 21 centimetri. Nel mio caso, se il vostro foglio misura diverso, dovete fare la misura che avete trovato del lato più breve anche nel lato più lungo. Ok, dopodiché unite tutti i puntini con il vostro bel righello qua in una linea continua. Se riuscite, siate più precisi di me e poi con la forbice tagliate lungo la linea in modo da avere alla fine. Andate piano a tagliare, che so che non è una cosa molto apprezzata, ma cercate di essere più precisi possibili, in modo da ottenere un foglio quadrato. Dopodiché andate a procurarvi in giro per la casa un cartoncino fino. Io per esempio avevo questo dei cereali, oppure potete usare anche un cartoncino delle merendine. Ecco. E dovete ritagliare lo stesso identico quadrato anche nel cartoncino. Quindi vi prendete la vostra matita, mettete il foglietto sopra e pian pianino fate le linee per disegnare il vostro quadrato anche nel cartoncino. Ci siamo quasi. Ecco qua. Dopodiché ritagliate anche qua con più precisione possibile, non abbiate fretta. Via. Siamo quasi. Allora, intanto dico questo. Per i bambini della maestra Graziella, la maestra vi manderà una mail con le istruzioni di per questo bel lavoretto. E lei vi manderà anche un foglio da stampare
con un disegno per la festa del papà. Voi potete stampare quello oppure anche fare un altro disegno su un foglio, che però deve essere non questo, allora dovete farne un altro poi da incollare sopra, oppure potete anche disegnare direttamente sul cartoncino. Ok, se avete colori vivaci, per esempio a tempera, va benissimo colorare anche sul cartoncino perché risaltano molto. Io che non ho adesso tempo di tagliare un altro, disegno direttamente qui e faccio un disegnino che ovviamente io lo personalizzo come mi piace a me al momento, poi voi fate come desiderate, oppure sulla base, ripeto, delle istruzioni della maestra Graziella, stampate il foglietto che vi ha mandato lei e poi lo incollate. Possiamo fare, scriviamo per esempio un messaggino segreto per il vostro papà, per esempio papà, ti voglio tanto bene. E poi sotto gli scriviamo auguri. Ok. Poi decorate un po' come volete con dei cuoricini oppure con delle piccole spiraline, un po' di puntini che fanno sempre festa, puntini. E anche un cuoricino. Ah, beh, e la vostra firma, ovviamente, nel mio caso, Francesca Franci. Ecco, ok? Voi lo colorate meglio, sicuramente. Questa è la base, è il vostro bigliettino. Adesso lo mettete da una parte un attimo e ci concentriamo a costruire la piramide, cioè quello che nasconderà apparentemente il bigliettino. Prendete il vostro quadrato, attenzione, dovete seguirmi attentamente perché non è proprio facilissimo. Il vostro quadrato lo mettete a rombo così, ok? E lo piegate in due, facendo una specie di montagna, un triangolo, ok? Adesso lo pieghiamo ulteriormente, pieghiamo in due così. Cercate di essere precisi il più possibile, più quello che potete, e far sì che le linee combacino. Ok, ancora una volta andiamo a piegare per l'ultima volta in due. L'importante è piegare sempre tenendo questo punto che si chiama vertice sempre fermo e piegate il resto. Ok? Perfetto, dovreste avere alla fine una piccola vela. A questo punto con la vostra matitina fate dei segnetti che vanno prima da destra e poi da sinistra, ok? Li fate un pochino non proprio dritti, un pochino ricurvi. Però lì fate dei segnetti che non arrivano da una parte all'altra, ma fino a metà, un po' più di metà, così per esempio. E poi partite dall'altra parte, quindi fate dei segnetti, ecco, anche abbastanza vicini l'uno all'altro.